Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi CTS. Siamo qui ancora con la nostra motrice del Renault, l'unica che abbiamo acquistato finora, fino a questo momento. Quelle che ci aveva prestato il mio amico, nonché anche lui proprietario di un'azienda, che di solito abbiamo qualcosa da caricare o scaricare da lui. E che ci aveva prestato, se vi ricordate, qualche motrice per qualche lavoretto che ci serviva appunto la motrice perché con il bilico non ci si poteva passare o andare a fare quella consegna lì, c'era da impazzire. E ne abbiamo già consegnata qualcuna perché adesso abbiamo questa che per il momento è la mia. Io, siccome sono il proprietario dell'azienda, ho deciso di tenermi per me, che poi eventualmente presterò se c'è qualcuno che ha bisogno perché il suo camion è andato a far aggiustare o cosa, che presterò. Comunque questi due qui sono del proprietario, questi due Renault, cioè sono mie. Vabbè, adesso devo fare la prova perché l'abbiamo appena acquistato, dobbiamo ancora raggiungere i 1000 km, mi sa, o forse li abbiamo già raggiunti. Aspettate un attimo che ci guardo. Sì, dicevo che è in prova adesso perché devo appunto fare questi controlli, se va tutto bene, tutto funzionante, eccetera. Poi eventualmente se c'è qualche collega che mi chiederà di prestargli il mio Renault motrice, glielo presterò perché poi io sarò sul bilico sul mio Renault. Questo punto è una motrice, non sarò sulla motrice perché io guido per lo più bilici, non motrici, però all'occorrenza si può fare questo scambio. Adesso vado a controllare se i chilometri li abbiamo raggiunti, quelli i 1000 per il collaudo, eccetera, tutto insieme, no? Ecco, e poi possiamo partire. Sì, abbiamo fatto 1465 km, e quindi è comunque sempre in prova. E poi è l'unico mezzo che posso avere perché adesso Renault non è disponibile per me. E siccome io ho due mezzi, posso fare un cambio di camion quando mi pare piace. Per questi due qui, cioè sono disponibili, comunque sono miei. Oggi non siamo con motrice, partiamo però dalla nostra azienda a Berlino e siamo diventati un autotreno perché abbiamo agganciato un rimorchio dietro della Coca-Cola. Guardiamo se non arriva nessuno in entrambe le direzioni. Possiamo partire. Se lo vedete dallo specchietto, il rimorchio è uno chiuso, quindi le due ruote sono vicine al centro del rimorchio. Quindi per le manovre io mi trovo meglio a farle con questo che con un rimorchio telonato. Questo è tutto chiuso e ha le ruote vicine. Sembra anche essere un po' più bassino rispetto a quell'altro che avevamo
La prima volta in assoluto di questo Renault qui in azienda, quando è arrivato, in poche parole. Poi il prossimo mezzo che potrebbe arrivare in azienda è un Mercedes Actros 2542. Di motrice, intendo. Poi dopo questo Actros potrebbe arrivare un Renault, sempre compagno al Bilico, quindi premium intendo. E poi potrebbe arrivare quel mezzo che non c'era nell'azienda vecchia, ovvero lo Scania P. E poi, come già detto l'ultima volta, per le motrici saremo a posto. Faremo anche una pausa durante il percorso qua per arrivare all'azienda dove dobbiamo scaricare, perché 588 km sono un po' troppi da farli senza fare una pausa. Qua io più mi sposto per andare indietro, più lui va avanti di un pelino. Complica un po' la manovra. O no? Il bilico ha più mobilità nel fare le manovre, questo invece no, perché a un certo punto arriva il massimo raggio di sterzata del rimorchio quando è agganciato alla campana che c'è nella motrice, e quindi limita un po' i movimenti. Infatti più di 90 gradi di apertura, no? Per fare la manovra è un po' complicato a fare il 91esimo, 92esimo grado, si rompe, cioè fa ad angolo retto la
il raggio di apertura che consente la manovra. Potrebbe essere stata colpa mia che l'ho presa un po' troppo larga e essendo consapevole del fatto che un autotreno non ha una capacità di sterzata e del sterzata del rimorchio, non delle ruote, inferiore a un bilico, dovevo saperlo che sarei andato a incastrarmi tra virgolette contro il collega, no? Però è anche vero che non mettono la linea dello stop del semaforo più indietro e non sotto il semaforo. Almeno lì un minimo di spazio serve per veicoli lunghi come un autobus, un bilico, un autotreno o una motrice. Devono passare, no? Cioè, serve un minimo di spazio. Nelle strade normali c'è, qui non c'è e quindi tutti si fermano sotto il semaforo. Comunque, se c'è una piazzolina di sosta, ci fermiamo e facciamo la pausa. Anche perché più o meno abbiamo fatto quasi fuori metà viaggio adesso. Più o meno. O se no scendiamo, se c'è un distributore, ci fermiamo in un distributore e facciamo una pausa lì. Che di solito nei distributori c'è sempre un bar, quindi abbiamo anche la possibilità di farci un caffettino. Qua dovrebbe esserci, secondo me. Più avanti. Dovrebbe esserci perché qui si intravede già il centro abitato, quindi di solito nei centri abitati c'è sempre un distributore. Farà rifornimento non abbiamo bisogno. Una pausa nostra invece sì.
Invece i distributori non se ne sono visti. Anche oggi è una giornata leggera perché solo un carico abbiamo da fare, da portare in questa azienda dove stiamo andando adesso e poi ritorniamo indietro. Questo perché abbiamo fatto molti chilometri. Anche perché c'è poco richiesta di merce in questo periodo nella nostra azienda. Qua ci facciamo la pausetta. Cibo e tutte le cose necessarie per fare la pausetta. E me ne sono portate dietro, quindi anche senza distributore con il caffè me lo faccio con l'apposita macchinetta che ho portatile per il caffè, quindi nessun problema. E noi ci vediamo quindi
tra qualche minuto, una quindicina di minuti, dopo aver fatto la pausetta. Intanto qui il cronotachigrafo lo metto in pausa. Fatto. E quindi niente, ci vediamo dopo. Eccoci qui. Pausetta fatta. E siamo pronti per affrontare insieme questi ultimi 96 km. Il viaggio di oggi è stato molto, come posso dire, molto su e giù, perché abbiamo affrontato molte montagne, colline, quindi siamo dovuti andare molte volte in discesa, molte volte in salita. Vabbè, ci sta. Da Berlino alla destinazione dove dobbiamo andare noi adesso, il percorso è molto ondulato. Comunque, se avete riconosciuto già questa stradina qua di collegamento, posso anche non dirvelo, dov'è la destinazione dove dobbiamo andare a scaricare. Ormai si è già capito. Dobbiamo andare a Kassel. Infatti il cartello prima c'era scritto Kassel, adesso siamo proprio dentro, ci stiamo addentrando vicino a Kassel. Distributore per fare il pieno ne abbiamo ancora per arrivare alla destinazione dell'azienda, magari dopo quando dovremo ritornare, tanto dovremmo passare subito di qua, quindi dobbiamo passare. Se avete capito, siamo anche nell'azienda dove dobbiamo scaricare alla CTS Logistics di Kassel, quindi si è capito anche dalla piazza, no? Io non volevo entrare di qua, però, perché c'era quella macchina là che si è messa in mezzo all'incrocio. Io volevo girare prima. Per evitare di fare questa piazza qui, infatti adesso, per non entrare di lì, faccio tutto il giro nella piazza per entrare dall'altra parte, allungherò un po', ma non è un problema. La corriera si doveva fermare, c'era lo stop. Anche lì hanno fatto la linea dello stop, ma non hanno messo il cartello che c'è lo stop. Si fermano solo quando c'è il semaforo. E basta. E poi la linea dello stop nei semafori l'hanno fatta proprio, anzi, davanti al semaforo, quindi. Ok, adesso
adesso abbiamo fatto il giro lungo, potevamo essere già arrivati dentro l'azienda a scaricare, invece abbiamo dovuto allungare il tragitto. L'autotreno è il più complicato da utilizzare quando bisogna fare delle manovre oppure anche doverlo guidare. È più facile il bilico, almeno c'è un blocco unico ed è agganciato subito dietro alla cabina. Invece questo hai un pezzo che è il rimorchio della motrice, più un rimorchio che aggiungi te dopo, più corto. Quindi questo è il bello. Vabbè, comunque, ci vediamo quando avrò scaricato. Bene, questo video è terminato. Mi raccomando, non dimenticatevi di attivare la campanellina ogni qualvolta voi vi iscriviate. Cioè, se siete nuovi e vi volete iscrivere perché vi piacciono i contenuti, attivate la campanellina dopo l'iscrizione, perché le campanelline è fondamentale per non farvi perdere i video che usciranno sul canale. In più, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete il video, commentate per dire la vostra e condividete perché se vi piacciono i video e volete farvi vedere chi volete, potete farlo. L'iscrizione appunto è fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo che sono i 300 iscritti, siamo 280, ce ne mancano ancora 20 e appunto se vi piacciono i contenuti che porto l'iscrizione dovrebbe essere doverosa, no? Se vi piacciono i contenuti che porto perché vi appassionano, sono belli, eccetera eccetera eccetera. Quindi non mi dilungo ulteriormente perché ormai è un bel video, bello lunghetto. E quindi niente, dai, ci vediamo alla prossima. Un saluto, ciao.